Signor Sindaco, buonasera. Ciao, buonasera. Sì, buonasera. Ha ascoltato, ha avuto modo di ascoltare le parole di pochi istanti fa del professor Croci? Sì, ho ascoltato le parole del disperato professor Croci, che è lontano anni luce dalla città, perché egli dice che la città, diciamo, rischia di rimanere col sindaco La Punzina. Il sindaco La Punzina è stato scelto dai cittadini, lui dovrebbe avere più rispetto dei cittadini. E quando dice che la città è stata buttata nel baratro del dissesto finanziario, lo dice a ragione veduta, perché essendo lui un alleato di chi ha fatto tanti guai per il comune di Cefalù, cioè la senatrice Vicca, riconosce bene le questioni. Noi stiamo cercando di aiutare la città e assieme ai cittadini, assieme ai funzionari di questo comune, che lui nemmeno conosce. Lui non conosce né le strade né i cittadini, per cui è una persona fuori dal contesto. È soltanto una persona che viene in questo momento strumentalizzata per cercare di convincere magari forse qualche giudice, ma non ci è riuscito, perché i giudici erano ben attrezzati da capire che le elezioni non sono state non sono state completamente falsate, perché il professore Sgarbi era candidabile al momento in cui si è presentato alle elezioni, e il ricorso era spiantato, come spiantata è proprio la candidatura, era spiantata la candidatura del professor Croci, persona che a mio giudizio, come confermo proprio ancora una volta, fuori dal contesto, che conosce poco le vicende di Cefalù, ed è per questo che è stato bocciato solamente dai cittadini di Cefalù. La distanza che mi porta ai voti del professor Croci sono soltanto di 1300 cittadini, lui deve avere rispetto non soltanto di tutti gli elettori di Cefalù, ma anche di coloro i quali hanno voluto proprio dire al professor Croci che è meglio che stia a Milano a fare il professore. Sindaco, la ringraziamo per questo intervento, ovviamente i nostri microfoni sono sempre aperti per qualsiasi ulteriore precisazione e replica, e se non ha altro da aggiungere. Ma guarda, ci sono poche cose da precisare davanti alla volontà popolare. Quando ci sono state delle elezioni, e ci sono state delle elezioni che sono state fatte in modo democratico, io penso che ci sia poco da precisare. Qualcuno si dovrà pure rassegnare. Ecco, aspettiamo la rassegnazione del professor Croci, di coloro i quali hanno sponsorizzato questo ricorso, perché è evidente che è stato sponsorizzato da chi ancora pensa di mettere le mani sulla città. Bene, la città è dei cittadini, io sono al servizio della città, e sia tranquillo il professor Croci che la città è in buone mani. Sia sereno, si faccia e continui a fare il professore alla Bocconi. Sindaco, la ringraziamo per questo intervento. Prego. Le auguriamo una buona serata. Arrivederci.